Crisi ucraina e mercati marchigiani, la preoccupazione del presidente Acquaroli, sono comparti non sostituibili. Le parole pronunciate nel giorno della festa dei lavoratori. Green Pass senza fare tamponi, indagato il farmacista Angelini che opera a Pignano del Tronto, inchiesta partita da quella sui falsi vaccini e sul dottor Rossi di Ascoli. Gita fuori porta per il 1° maggio, protagoniste Gradara e la Badia di Fiastra. Tra Numana e Marcelli ci si sposta in e-bike, mentre si alza il sipario sulla stagione balneare. L'Ascoli adesso sogna il 4° posto, distante 2 punti, venerdì ultimo atto della stagione regolare con la Ternana. Inaugurato il campo Orlando Marconi a Stella di Monsanpolo, presenti autorità di CONI e Regione. Ben ritrovati insieme con una nuova edizione del nostro TG Marche che si apre nel giorno della festa dei lavoratori con la preoccupazione del governatore Acquaroli dinanzi alla crisi in Ucraina, che è una crisi prima umanitaria ma anche economica, che ha dei grossi riflessi su diversi comparti come quello del calzaturiero nelle Marche. Ascoltiamolo. Mai come in questo periodo, a seguito degli scenari internazionali, la crisi del mondo del lavoro sta creando grandissima apprensione. A sottolineare la gravità della situazione marchigiana è anche il governatore. Le Marche, come tante tutte le altre regioni italiane, ma in particolare per il nostro manifatturiero più degli altri, siamo preoccupati. Siamo preoccupati per gli aspetti umanitari, siamo preoccupati per gli scenari che sono imprevedibili e siamo preoccupati per le conseguenze delle sanzioni sulle nostre imprese. Sono conseguenze che rischiano di diventare pesanti perché al netto degli sforzi che noi possiamo fare, la verità è che non si sostituisce quel tipo di mercato che ha una storia, che ha un radicamento, con un mercato nuovo all'improvviso. Corre sicuramente un tempo, ma quel tempo è tempo che è tolto alle nostre imprese e che non so se tutte le imprese riusciranno, anche se l'auspicio è quello, a uscirne indenni, anche perché le nostre imprese già si sono dovute caricare di tante altre crisi che non sono addebitabili a loro sicuramente e hanno sempre risposto in maniera forte a questo tipo di imprevisti che hanno condizionato la loro capacità di essere competitive. Acquaroli ribadisce il massimo sostegno per le imprese da parte della regione, ma si appella con forza a governo ed Europa. E noi ci auguriamo che oltre al sostegno che la regione può mettere in campo, che però non è un sostegno che può fare la differenza sia in termini di risorse che in termini di forza, ma noi tutto quello che potremo fare lo faremo, venga anche garantito un sostegno da parte del governo nazionale e dell'Europa, perché credo che a fronte di sanzioni che vanno applicate c'è anche una risposta che deve essere data, perché l'effetto delle sanzioni è un effetto che altrimenti diventa insopportabile per la nostra economia. E ora siamo ad Appignano del Tronto, falsi tamponi per ottenere il Green Pass, ai domiciliari finisce il farmacista Angelini, sentiamo. Si facevano comunicare anche via WhatsApp i dati e con quelli redigevano false certificazioni verdi. Green Pass base con i quali potevano girare tranquillamente senza sottoporsi al tampone. Con questa accusa è finito ai domiciliari il farmacista di Appignano del Tronto, Alberto Angelini, 41 anni. Ad arrestarlo sabato mattina sono stati i carabinieri di Ascoli a seguito delle indagini coordinate dal PM Annalisa Giusti. L'accusa nei confronti del farmacista è quella di falsità ideologica. Per la procura di Ascoli avrebbe rilasciato Green Pass senza eseguire realmente i test. Con lui sono finite nell'occhio del ciclone anche due sue collaboratrici che avrebbero in un paio di occasioni concesso la stessa certificazione verde pur sapendo che le persone in questione non si erano sottoposte a tampone. Farmacista e collaboratrici sono indagate per falso ideologico, così come altre 15 persone iscritte nel registro degli indagati per aver chiesto e ottenuto falsi Green Pass. Un'inchiesta che ha un filone di quella condotta nei riguardi del medico di base Giuseppe Rossi. Da un'intercettazione emerse che una donna, non ricevendo il Green Pass da Rossi, avrebbe avuto intenzione di rivolgersi alla farmacia di Appignano. La commerciante, che pare sia titolare di un'attività ad Ascoli, sarebbe stata ascoltata dagli inquirenti e da qui sarebbe scattata la seconda indagine.
A finire sotto inchiesta anche un noto professionista ascolano che opera sempre in ambito sanitario. Nei prossimi giorni il dottor Angelini si presenterà davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. E dunque dopo l'interrogatorio di garanzia se ne saprà qualcosa in più su questa che ricordiamolo essere solo un'indagine per il momento. E ora 1° maggio, festa dei lavoratori, ma anche 1° maggio, giorno in cui si dice stop alle mascherine. Al chiuso la nostra Daniela Gurini ha ascoltato il dottor Chiodera, primario del reparto di malattie infettive all'ospedale di Macerata, che ci parla appunto dell'impiego dei dispositivi di protezione. Sentiamo. 1° maggio, giù la mascherina, potremmo urlare quasi come un gioco, meglio come un inno alla liberazione da un accessorio, così potremmo definirlo, che ci ha costretti e protetti per 2 lunghi anni. Oggetto contestatissimo, ma che è diventato inevitabilmente parte imprescindibile della nostra quotidianità, come le chiavi, il portafogli o il cellulare. Non ne abbiamo potuto fare a meno per quasi nessuna delle nostre azioni quotidiane. Ora è il momento di abbassarla, ma gli specialisti vanno comunque cauti, raccomandando la discrezione in base ai luoghi al chiuso in cui ci troviamo. Dunque, all'alba del 1° maggio, abbiamo raccolto il parere del dottor Alessandro Chiodera, primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Macerata. Io da 1° maggio terrò la mascherina al chiuso. Non so se questa può essere una risposta. Cioè, cerchiamo di evitare i rischi inutilmente quando si possono evitare. Poi si vedrà. Poi è chiaro, come già ho detto in passato, non possiamo chiuderci all'infinito, limitarci all'infinito, però capiamo che questo comporterà un aumento di contagi, che in questo momento sembrano contagi benigni, però non sono benigni per quelli che muoiono, perché tutto sommato questi 100-120 morti al giorno da qualche parte salteranno fuori. Se la pandemia la vedo come una cosa che piano piano sta calando come peso assistenziale, anche se non sta calando come numero di contagi. Io temo che passeremo un'estate tranquilla, ma poi in autunno ci sarà ancora da valutare se fare ad esempio la vaccinazione o se fare altre cose. Spero che il virus alla fin fine diventi un virus gestibile e chiaramente scapperanno i casi gravi come era prima con l'influenza, insomma. Il virus circola e i casi gravi cercare di diagnosticarli subito e curarli subito. Continua a scendere l'incidenza dei casi di coronavirus ogni 100.000 abitanti nelle Marche. Nell'ultima giornata è passata da 772,27 a 742,51. Sono 1.382 i positivi nel giorno di festa sulla base di 4.994 tamponi, tra i quali 4.353 nel percorso diagnostico, quindi il 31,7% di positivi, e 641 in quello guariti. A livello provinciale 391 casi per Ancona, 280 per Pesaro, 259 per Macerata, 231 ad Ascoli, 167 a Fermo e 54 casi provenienti da fuori regione. Il numero più alto di nuovi positivi si registra nella fascia d'età 25-44 anni. Nell'ultima giornata si sono registrati anche 3 ricoveri in meno nelle Marche, ora sono 175, di cui 5 in terapia intensiva. 3 i deceduti correlati al Covid, che fanno salire il totale delle vittime a 3.845. Si tratta di una 74enne di Pesaro, una 93enne di Visso e un 93enne sempre di Porto Sant'Elpidio. E ora la cronaca da Montegranaro. Tutto è iniziato come un incontro tra zio e nipote, incontro casuale e cordiale che però si è trasformato rapidamente in una sorta di match con il 70enne che ha tirato fuori un coltello puntandolo contro il 45enne. L'uomo, seriamente intimorito, si è rivolto così ai carabinieri, che hanno sottoposto il 70enne a perquisizione personale e veicolare senza però rinvenire il coltello. Dalle indagini è emerso che il 70enne è in possesso anche di fucili e munizioni, oltre che di una sciabola che gli uomini dell'arma hanno provveduto a sequestrare in via cautelare. L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata. E ora siamo a Porto San Giorgio, al via la stagione balneare, ma stavolta senza distanziamenti. Sentiamo Donatella Lappa.
La Giunta regionale ha approvato le linee guida per la stagione balneare 2022. Per gli stabilimenti cade l'obbligo di distanziamento dei 10 metri tra gli ombrelloni, ma c'è anche la possibilità di utilizzare le spiagge libere per garantire maggiore distanziamento. Questo significa appunto che chi manterrà le norme di distanziamento degli anni precedenti potrà avere alcuni metri del litorale che sono dedicati alle spiagge libere. Con la Regione c'è stata una buona interlocuzione, anche con i colleghi di Villaggi Marche e la Concommercio, dove sostanzialmente abbiamo chiesto e ottenuto, perché comunque la Regione ci è venuta un pochino incontro da questo punto di vista, capito come fu, sostanzialmente alcune norme Covid dell'anno scorso sono state mantenute, cioè è possibile allargarsi un po' sulle spiagge libere, i comuni possono concedere degli spazi, naturalmente tutto questo a pagamento, eccetera, però ai fini del distanziamento noi possiamo ottenere fino a 25 metri tra le due concessioni o 12 e mezzo. Discorso diverso è per le altre aree che di aree comuni, quindi che so, gazebo, ombrelloni o altro, lì non c'è il vincolo dei 10 metri quadri e mezzo. Ecco, quindi possiamo utilizzare aree destinate ad altre destinazioni d'uso, quindi urbanisticamente per altre aree giochi piuttosto che altri spazi o giardini, possiamo utilizzarli per zone di ombreggio ad uso comune e collettivo. Ecco. Le stringenti normative anti-Covid che avevano caratterizzato le due stagioni precedenti, quella del 2020 e quella del 2021, vanno a cadere. Resta soltanto l'obbligo della sanificazione delle strumentazioni di utilizzo comune ogni giorno e nel corso della giornata. Con la circolare ultima del Ministero praticamente è scomparso tutto, sono rimaste solo le sanificazioni. Sanificazione significa dopo ogni uso e comunque a fine giornata. Che stagione si prevede per questa estate 2022? Allora, la stagione, noi partiamo sempre con molto entusiasmo, sperando una buona stagione di sole. Le presenze, grazie a Dio, ce ne sono, le prenotazioni arrivano. Non so se è un buon segno perché non possono muoversi e quindi rimangono sul territorio, però resta il fatto che noi come prenotazioni vanno abbastanza bene. È un primo maggio che nelle Marche è dedicato anche alla riscoperta dei luoghi culturali. Il nostro Thomas Del Bianco è andato a Gradara. Primo maggio all'insegna del turismo a Gradara, il borgo dell'amore nella provincia di Pesaro Urbino. Ci sono famiglie e comitive provenienti da tutte le parti d'Italia, gruppi di studenti in gita per il ponte del primo maggio. Sentiamo qualche voce a Gradara dei turisti che stanno visitando le bellezze del luogo. È bellissimo, stupenda. Il castello meraviglioso, veramente un posto incantevole. Da dove arrivate? Da Roma, vicino Roma. Viaggiare è sempre bello, no? Adesso che si può tornare a farlo dopo questo periodo difficile. Esattamente, bellissimo, e noi lo facciamo anche con la piccoletta di 5 mesi, quindi ne approfittiamo. Sì, stupenda, spettacolare. Cosa avete visto? Abbiamo visto il castello e il camminatoio intorno. La consiglio di vederla, ne vale veramente la pena. Da dove arrivate? Spello, Umbria, Perugia. Dopo 2 anni di stop ci voleva proprio. Vi piace Gradara? Sì. Bellissima, proprio siamo rimasti sorpresi anche per la pulizia come è tenuta il borgo, veramente da visitare. Da dove arrivate? Vicenza, provincia di Vicenza, Marostica, vicino Marostica. Piaciuta a Gradara? Sì, bel posticino. Cosa avete visto? Allora, abbiamo fatto la visita del castello e in più abbiamo fatto i passaggi sulle torri. Da dove arrivate? Veniamo dall'Abruzzo. Molto interessante, sì, bello, un bel posto. Noi veniamo da Bologna, un bel posto, organizzato bene. Cosa avete visto? Abbiamo visto la rocca, poi ci siamo fermati a mangiare, abbiamo visto tutto il borgo e il camminamento. Gradara ha sempre il suo fascino. Senz'altro, anche il mare intorno. E poi viaggiare è piacevole. Senz'altro. Tornare a viaggiare. Siamo stati a Cattolica e abbiamo approfittato per fare questa gita.
E nel Maceratese uno dei principali luoghi di ritrovo per la gita fuori porta del primo di maggio è la Badia di Fiastra, nonostante il maltempo. Daniela Gurini. La riserva naturale della Badia di Fiastra conserva tutta la magia dell'origine. Nata per proteggere le terre appartenute ai monaci cistercensi, è il luogo dove è ancora possibile godere di un ambiente accogliente e armonioso, espressione di un rapporto equilibrato tra uomo e natura. È ad oggi uno dei luoghi più suggestivi della provincia maceratese, deputati ad ospitare molte persone che scelgono di passare il primo maggio o le domeniche immersi nel verde della riserva naturale, dove fare sport, magari un picnic sul prato o un pranzo seduti all'aria aperta, con di fronte l'abbazia di Chiaravalle di Fiastra. La giornata, iniziata con un tiepido e velato sole di prima mattina e progressivamente annuvolatasi fino ad arrivare a piovere a pranzo, non ha intimorito alcune delle tante persone che l'hanno scelta come meta per il primo maggio. Sì, abbiamo preparato tutto, abbiamo fatto dei rustici e la classica insalata di riso e non abbiamo voluto rinunciare. Quindi ombrello attrezzato dentro la felpa. Sì, è autoreggente. Anche il cibo, insomma, un po' protetto, però nulla vi ferma, il primo maggio va festeggiato. Per quanto possibile, sì. Lavoratori o studenti? Lavoratore, studenti. Sì, è un bellissimo posto, peccato il tempo oggi, però è un posto per il relax, per stare insieme alla famiglia, quindi ci divertiamo. No, la pioggia non vi ha fermato? No, c'è tanta voglia di ripartire, di stare all'aperto, quindi non ci ha fermato. È tutto perfetto, peccato il tempo, peccato la pioggia. Un primo maggio piovoso non vi ha fermato dal venire alla Badia di Fiastra per stare un po' insieme in relax? No, fortunatamente la voglia di venire qui è stata più grande di questo, diciamo, maltempo, però è stato bello essere qui in questo primo maggio. Un pranzo al sacco oppure alla fine avete deciso di rimanere soltanto distesi sotto la pioggia protetti dall'ombrello? No, un pranzo al sacco. Siamo andati a fare un giro, poi ha iniziato a piovere. Allora ci siamo tornati indietro e abbiamo deciso di accamparci qui, che reggeva un po' e niente, adesso abbiamo mangiato un pochino e giusto il tempo perché ha ricominciato a piovere. Ma vi siete attrezzati con gli ombrelli, quindi si rimane in relax a terra con un picnic classico da primo maggio? Sì, è una cosa innovativa, diversa dal solito, ecco. Pioggia o sole non ha importanza, il primo maggio va festeggiato con gli amici, quindi vi siete attrezzati lo stesso. Diciamo che ci abbiamo provato e adesso vediamo come va la giornata, intanto speriamo che spunti un po' di sole. Però intanto il pranzo anche con gli ombrelli si fa? Lo facciamo lo stesso, il pranzo, sì. Come mai proprio alla Badia di Fiastra per festeggiare all'aperto? Oggi che il tempo magari poteva essere incerto già in partenza. Rimane sempre un po' un luogo simbolo e strategico perché sta più comodo a tutti arrivare fino a qua. E vai, anche col brutto tempo abbiamo deciso di venire qua. Un giro in e-bike tra Numana e Marcelli è quello che ha compiuto oggi un gruppo di ciclisti e con loro c'era anche la nostra Daniela Gurini. Un primo maggio all'aria aperta di solito è la scelta più accreditata. Dopo la stagione dei cappotti e dei piumini, forse è proprio il primo maggio a segnare il passo verso la primavera, spesso anche graziato da un tempo soleggiato e da temperature miti. Ci si divide solitamente tra mare e montagna e si privilegiano le attività all'aria. I primi pranzi all'aperto, i picnic, la prima tintarella, il primo bagno, i giri in moto, le escursioni. Il primo maggio, per numero e per antonomasia, rappresenta molte prime di stagione. Tutti molto mattinieri, perché è vero che è festa, ma è pur sempre la giornata del lavoratore. Dunque si parte la mattina e si rientra la sera. Una giornata, un primo maggio da festa dei lavoratori, però un po' faticoso, mi pare che qui si pedala. Senz'altro, la giornata diciamo richiama questo, un po' di sacrificio e un buon divertimento, ovviamente. Un gruppo che andrà a fare un giro dove? Si salirà per il Conero, per tutta la salita del Conero, dei 470 metri, quindi andremo nei percorsi principali, dove è fattibile un po' per tutti, però è una bella sudata. Sì, perché noi siamo abituati a lavorare anche il primo maggio. Ma è stata un'idea condivisa tra ragazzi e avevamo un'alternativa, insomma, dinamica e divertente, quindi primo maggio in bicicletta, top. Poi si mangia. Picnic, pranzo fuori oppure? No, sì, continueremo a stare fuori picnic, assolutamente. Ma penso pranzo fuori e continuiamo la giornata
È stata una scelta tua personale o qualcuno insomma ti ha spinto a fare un primo maggio faticoso in bicicletta? No, assolutamente personale, sono da sola, quindi ho detto proviamo questa avventura. Prima bicicletta e poi pranzo, la bicicletta è funzionale a giustificare il pranzo. Una scelta condivisa o sei stata trascinata in questo primo maggio alternativo? Assolutamente condivisa, anzi sono stata quella che l'ha proposto. I signori sono turisti? Sì, sì, sì. Ravenna, veniamo da Ravenna. Siete venuti a fare un giro al mare per il primo maggio, per l'occasione del primo maggio, e avete scelto per questo Marcelli di Numana? Sì, ci siamo già stati, ci è piaciuto e siamo ritornati. Un primo maggio all'insegna dello sport e quindi un po' della fatica anche, anziché del riposo. Sì, certo. Abbiamo faticato una vita e continuiamo a faticare. Qual è il giro che farete? Tentiamo di andare sul Conero e da quelle parti lì, nei paesini attorno. Con l'e-bike è più facile? Certo, soprattutto assistita, perché a una certa età non ce la facciamo più. E nel giorno del primo di maggio, festa dei lavoratori, vi raccontiamo di un progetto sociale di notevole rilevanza. Si chiama Circolo Virtuoso per integrare a livello occupazionale le persone con problemi psichiatrici. Sentiamo. Reintegrare lavorativamente quelle persone che hanno sofferto di problemi psichiatrici, che hanno combattuto le loro difficoltà e ora sono pronti a tornare in società da protagonisti, riprendendo anche a lavorare. Da qui parte il progetto Circolo Virtuoso, promosso dal dottor Francesco Ruiz, esperto di counseling e relazioni d'aiuto. Un'iniziativa presentata nella sede UGL di Porto d'Ascoli. Il progetto che stiamo portando in campo riguarda proprio il sostegno, il supporto e la reintegrazione sociale dei malati psichiatrici attraverso la creazione di strutture che possano essere di aiuto attraverso l'utilizzo di personale qualificato che sono gli utenti esperti. Gli utenti esperti sono malati psichiatrici che sono stati riabilitati, reintegrati in un contesto più sano, più di vita sociale. Presenti Tiziana Demma, vicepresidente del Partito degli Europei e Liberali, il segretario regionale del partito Pietro Infriccioli, il consigliere regionale delle Marche Andrea Assenti. Al centro del dibattito progettualità e sanità territoriale, vista anche la riorganizzazione che sta per mettere in campo l'attuale esecutivo Acquaroli. E oggi siamo qui per sensibilizzare la Regione Marche attraverso la rappresentanza istituzionale anche del consigliere regionale Andrea Assenti, che ha mostrato il massimo ascolto e la massima collaborazione poi in quello che sarà la continuità e la traduzione di un progetto che investirà le nostre comunità, che riporterà in auge anche una sanità diversa, una sanità territoriale, una sanità sociale, anche per quello che è il futuro nella chiave di contenere i costi di una sanità universale, però che funziona attraverso la rete dei territori, la rete della socialità, la rete dell'associazionismo e del terzo settore, da cui mi batto per anni essendo anche presidente del Centro Aiuto alla Vita Ospedale Buzzi di Milano. Si è spento a 67 anni Giorgio Mariani, già direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 5 di Ascoli Piceno. Era stato tra i primari più giovani d'Italia e grazie al suo lavoro si era impegnato in prima linea per la ristrutturazione dell'ex sanatorio per trasformarlo in centro di salute mentale. Appassionato dell'Ascoli Calcio, i suoi funerali si terranno domani, lunedì alle 15:30 nella chiesa di San Pietro Martire. La camera ardente è stata allestita presso Casa Damiani. E ora lo sport. L'Ascoli ieri a Cremona ha staccato il biglietto per i play-off. C'è ancora tempo però per migliorare l'attuale settimo posto e sperare nel quarto. Venerdì sera, ultimo atto contro la Ternana al Del Duca, come ci racconta Michele Natalini. Ci riposeremo un gioco, poi penseremo come sempre abbiamo fatto a cercare di battere in casa la Ternana e cercare di chiudere il più in alto possibile la classifica.
Ancora fame l'Ascoli, playoff nel borsone con una giornata d'anticipo dopo il colpo, l'11esimo in trasferta della stagione a Cremona. Festa rovinata ai grigio-rossi dell'ex Picchia, ora terzi in classifica e probabilmente costretti agli spareggi, altro che serie A diretta dopo 26 anni di attesa. Mentre i bianconeri di Sottil adesso sognano il quarto posto, distante due lunghezze, alla peggio il quinto a un solo punto. Ascoli Ternana di venerdì alle 20.30 dunque sarà per scalare qualche altra posizione dall'attuale settimo gradino. Intanto è appena andata in archivio la giornata più pazza. Mancano ancora tanti verdetti in alto come in coda. Colpa del sabato che ha visto perdere quasi tutte le grandi e l'Ascoli ha fatto il suo e come. Sconfitta la Cremonese ma pure il Lecce, il Brescia, il Benevento e il Frosinone. Gli unici appunti il Pisa, fermato però sul pari dal Cosenza, e il Monza che ha fatto il pieno contro il Benevento. E qui Zini chiama vecchio Brianteo. Bellusci, a gennaio in prestito all'Ascoli, proprio dal club biancorosso, sottolinea. Ho fatto un favore alla mia ex squadra e ai miei ex compagni, sono ancora di loro proprietà, ho un altro anno di contratto, quindi poi si vedrà, ma credo che Stroppa e Galliani sono in debito dopo oggi. E nel pazzo sabato di incroci, aiuti e sgambetti capita pure che il gol decisivo a Cremona lo firmi Baschirotto al quarto centro stagionale, cresciuto proprio in maglia grigio-rossa. Un pochino mi dispiace per la Cremonese perché sono vissuto qua un anno, sicuramente bene, quindi è stato un pochino che l'ho sentito. Piccola soddisfazione che è niente davanti alla soddisfazione di avere raggiunto l'obiettivo playoff. E per l'Ascoli non è ancora finita. Giocheremo anche l'ultima partita alla morte, cercando di vincere e cercando di posizionarci meglio in classifica, ecco. Ed è stato inaugurato a Stella di Monsanpolo il nuovo campo sportivo intitolato al cavaliere Orlando Marconi, presenti autorità di comune, regione e CONI, oltre a una delegazione della San Benedettese. Sentiamo. Abbiamo deciso proprio di fare questa grande festa, questa inaugurazione con tutti i nostri concittadini perché è la prima volta che vedono questo impianto, è la prima volta che hanno modo di visitare questi splendidi spogliatoi di questa struttura che è stata donata dalla famiglia Marconi in base ad un accordo che è stato fatto per una lottizzazione realizzata qualche anno fa e oggi la comunità di Monsanpolo può godere di questo splendido impianto. Un impianto con due campi sportivi, quattro spogliatoi e una tribuna da 760 posti. È l'impianto di Stella di Monsanpolo del Tronto, intitolato al cavaliere Orlando Marconi. Struttura che nel febbraio 2020, dopo 18 anni, è tornata nelle mani del comune. Inaugurata solo ieri, però, colpa del Covid. Dopo tanti anni, fortunatamente ci troviamo oggi a riuscire ad inaugurarlo. Ci si è dedicato parecchio. La famiglia è contenta, tutta la nostra famiglia è contenta di questa cosa e soprattutto che riesca a partire il campo. Battesimo ufficiale per il campo sportivo Orlando Marconi con la partita di terza categoria tra Vis Stella e Carassai, 2-1 per i padroni di casa. Prima però cerimonia a cui hanno partecipato le autorità di comune, CONI e regione. Dopo questi tre anni tremendi che abbiamo passato, trovare ancora amministrazioni che riescono a gestire, a fare, a ristrutturare oppure fare nuovi impianti è sicuramente un qualcosa che merita un applauso. Su questo stiamo puntando tanto anche come regione. Dal 2017 non venivano più messi dei fondi proprio per la riqualificazione degli impianti sportivi, invece ecco quest'anno riuscirà un bando proprio rivolto agli enti locali, ai comuni, proprio per riqualificare gli enti sportivi, i campi sportivi. Monsanpolo del Tronto ha già fatto il suo, al taglio del nastro pure una delegazione della San Benedettese Calcio, che dall'anno scorso sta gestendo e si allena in quello che fino a ieri era ribattezzato Samba Village. Sono molto felice di partecipare a questa inaugurazione, è il centro sportivo che ci ospita tutti i giorni, è la nostra casa. Un centro fantastico, con lavori di sistemazione al secondo campo può veramente essere un'arma in più per gli allenamenti e per poter preparare al meglio le partite. E anche per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento, arrivederci.